L'ingiustizia si pieghi a Gesù. Il popolo torni a pregare. E dai noi,
Epistola dell'Apostolo Paolo agli Efesi o Efesini, capitolo 4, leggeremo i primi 16 versi. Vogliamo dare molta importanza non soltanto all'ascolto della parola, anche alla lettura della parola. Perché? Perché quando pensiamo che poi la nostra mente ha dimenticato, ce ne accorgeremo al momento opportuno che lo Spirito Santo di Dio ci rammemorerà ogni cosa. E allora a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza. Cosa rispondiamo? Amen. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di voi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qual cosa la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ora egli stesso ha dati alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. È un passaggio glorioso, ma voglio subito chiarificare, perché tutta questa cosa ci porta, questo passaggio ci porta e ci porta chiaramente anche a centrare quello che è la vera ricchezza che il Signore Gesù ha dato alla sua Chiesa. Qual è questa ricchezza? La ricchezza è costituita dai ministeri o doni ministeriali e da quelli che sono i doni spirituali, che sono da parte dello Spirito Santo. Devo chiarire perché? Perché purtroppo sono troppi i cristiani che pensano che questa parte non sia più valida, già si è verificata tutto. Tu non c'è più bisogno, c'è solo qualche ministero che si conosce. Fratelli, il Signore è colui che ci ha dato la sua parola e la sua parola è in eterno. La parola di Dio di ieri, oggi e per l'eternità. E questa parola è immutabile, non può essere trasformata secondo i desideri dell'uomo. È altresì vero che anche gli uomini torcono la parola, inviando quello che vogliono far sentire. Molti agiscono secondo il loro pensiero carnale, altri secondo le convenienze,
ma noi continueremo a restare fedeli a quella che è la parola di Dio, e questa parola è Cristo Gesù il Signore. Perciò, iniziando dai primi versi, anzi dal primo verso, notiamo un'esortazione. Come, perché il Signore ci esorta? L'esortazione cosa sta a significare? Esortare che cos'è? Incoraggiare, inculcare, rafforzare, vero? Guidare. La parola esortazione la possiamo comprendere sotto diversi aspetti, ma soprattutto c'è un aspetto che è divino. L'esortazione manifesta l'amore di Dio verso i credenti. Amen. Forse non ho dato mai questa dichiarazione, la sento profonda nel cuore. Perché è Dio che esorta, figli miei, andate avanti, figli miei, sforzatevi, figli miei, vi voglio vedere nella mia gloria, figli miei, vi voglio vedere soffrire il meno possibile, figli miei, voglio vedervi gioire, figli miei, nelle crisi vi voglio vedere che voi giubilate e vi rallegrate in me. Perché? Perché sappiamo che il Signore è fedele. Molte volte vedo fedeli che non mi rispondono, mi guardano. E dico, possibile che non è arrivata ancora la comprensione che noi stiamo qui parlando dell'unico vero Dio, e questo Dio è amore, ed è in senso assoluto amore. Gli altri amori, si parla di amore a destra, amore a sinistra, e molti si trasformano in ti voglio bene, ma quante volte non è verità? Il ti voglio bene soltanto per dire qualcosa che sarebbe meglio non dirlo quando è falsità. È vero, A volte non abbiamo neanche bisogno di sapere se stiamo parlando di un bene o di un amore vero, o è uno apparente, fasullo, quindi soltanto per poter far contento o cercare di far contento, ma sta usando una parola napoletana che meglio non uso. È vero, gloria al Signore. Il Signore mi perdona, qualche volta anche poco, mi arriva, però non ne parlo, ma io lo penso in quel momento, non ne posso fare a meno. È vero, sappiamo che tanti fanno vedere, oh, ti voglio bene, l'amore. Dio ci ha insegnato ad amarci gli uni e gli altri. È dall'amore che ci portiamo. Non possiamo mai non ripetere certi versi. La parola di Dio è quella che è. E anche il nostro linguaggio è fondato su tanti versi di questa parola che si rinnovano. Non possiamo trovare vocaboli nuovi. Mi dispongono a volte certi credenti che quando arriva un servitore nuovo che viene dall'estero, magari aspettano che dalla parola escano dei vocaboli nuovi, vocaboli chissà. Ma questa è soltanto fantasia. Il nostro linguaggio è limitato a quello che è il nostro dizionario, no? Quelli che sono i nostri vocaboli. C'è solo una grande differenza, dipende dalla maniera come ancora si recitano quelle parole e quei vocaboli, e con lo spirito con il quale noi le leggiamo, perché nel momento che avvertiamo che c'è lo Spirito di Dio che opera in ciascuno di noi, cosa avviene? Che non abbiamo bisogno nemmeno di capire i vocaboli. Perché il Signore ci avverte, ci fa sentire, sentiamo quello che noi dichiariamo un fuoco glorioso, meraviglioso, che riscalda il nostro cuore, che ci fa sentire e tante volte ci porta anche a lacrimare, ci porta a piangere, ma a piangere per il sentimento, per la gioia. E quel pianto è un pianto che ci porta anche a sentirci liberati da tante servitù, da tante situazioni spiacevoli, da tanti dispiaceri, e i dispiaceri pare che non manchino mai, ma grazie al Signore, dei dispiaceri che non mancano mai, abbiamo il grande piacere di onorare Dio, di servire Dio, di fare la volontà di Dio e di dare insieme un gloria a Dio. Gloria a Dio! Alleluia al Signore! Ecco, quante volte ho pensato, e perdonatemi, io parlo sempre. E quando parlo, il Signore conosce il mio cuore, cerco di esprimere quello che c'è dentro di me, potrei farne a meno, a volte dici, ma che potrebbe interessare ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, quello che tu pensi? Ma io credo che le esperienze che sono nella mia vita sono esperienze che sono utili a tutti quanti noi, sono esperienze spirituali, esperienze di cui non vogliamo assolutamente poi farne a meno per gli altri. Quante volte penso, anch'io ho pensato,
Proprio nei momenti della predicazione, nei momenti in cui è questo momento così intimo che abbiamo in ogni servizio di culto, vorrei tante volte, anch'io ho pensato, ma avrei da portare tanti passaggi biblici, tante cose, certi argomenti, a volte viene la tentazione, dico, farò la tentazione, ma non è esatta, di trovarmi i passaggi più antichi, le cose. Qualche volta l'ho pensato, perché poi è stata anche un'esperienza fatta negli anni passati, trovavo dei fratelli che facevano a modo di trovare i passaggi più antichi, più reconditi, quelli che la maggior parte del popolo non conosceva, perché... Perdonatemi, non ci sono mai riuscito, ma non ci voglio neanche riuscire. A me piace che il Signore ci parla tu per tu. Sì, sono gli stessi passaggi che noi predichiamo tutte le volte. Una volta un passo, una volta un altro, una volta un altro, una volta un altro. Poi dopo che l'ho predicato io, trovate il pastore Michele e li predica lui, l'altro li predica lui, li predichiamo tutti quanti. Ma questa è parola di Dio. Questo è cibo. Che direte se facessi mancare come napoletani un piatto di spaghetti a tavola, non li metteremmo più? Io penso che nessuno avrebbe il coraggio, come napoletani soprattutto, di avere un piatto di spaghetti. No, togliamola dalla nostra mensa, togliamo gli spaghetti, non ne mangeremo mai. Io arrivo in America e me li porto appresso. E così è il cibo spirituale, la parola della vita, quella parola che ci cambia, ci trasforma, quella parola che ci dà energia, quella parola che veramente manifesta la sua deità. Dio non ha bisogno di tante parole, come non ha bisogno quando preghiamo di tante, tante soverchie parole. Dio non ha bisogno, è vero, non ha bisogno soprattutto delle chiacchiere. Dio non conosce le chiacchiere. E anche quelle che si fanno con i dolci, c'è molto di meglio. Meglio una sfogliatella, siamo in cambio napoletano, no? Alleluia! Mi consentite di essere, perché sono allegro nel Signore. Sono allegro nel Signore. E continuiamo e dobbiamo essere allegri nel Signore. E anche nei momenti in cui sembra che non potremmo esserlo, o perché stiamo poco bene, o perché abbiamo una difficoltà, ma non voglio dire altre cose, altrimenti entriamo in un giro, in qualche vocabolo che mi sta dando e ci sta dando tanta problematica e tanta sofferenza e tante preoccupazioni, perché preoccupati dobbiamo sempre esserli. La preoccupazione viene anche dalla responsabilità, no? È vero? Qualcuno dice, ma può succedere tutto a casa, tira a campare. Quella gente là, quella gente che fa finta non capisce proprio niente o non vuol capire niente. La preoccupazione fa parte anche della nostra responsabilità. Non l'avvilimento. I figli di Dio non si avviliscono. È vero? Amen. Deve essere così. Amen. Se abbiamo confidato in Dio, se abbiamo fede in Dio, dobbiamo continuare ad avere fede in Dio, sì o no? Amen. E dicevo, quindi anche in quello che è la parte spirituale, abbiamo bisogno della parola cibo. Se voi notate un certo numero di ricette, perdonatemi l'arte culinaria, oggi io mangio meno delle altre volte, però mangio, vi assicuro. Ebbene, anche se voi girate ogni giorno, mangiate, poi alla fine si rinnovano sempre gli stessi alimenti, è vero o no? O come li mangiate la pasta, mangiate i fagioli, mettete un po', insomma, i vari alimenti, soprattutto della dieta mediterranea, noi che siamo, negli altri stati si capisce proprio niente più. Qui almeno un po' si capisce, sono perché sono italiano, sono e mi posso considerare partenopeo. Vabbè. Bene, la parola di Dio, se voi riflettete, parla e ci dà degli alimenti base, degli alimenti stabili, che in una maniera o nell'altra, in maniera gloriosa, lo Spirito Santo gestisce, ci mette il condimento adatto, ci mette giusto la giusta sale per avere il gusto che dobbiamo avere, perché poi qual è lo scopo finale?
è quello dell'alimentazione, di alimentarci. E l'alimentazione a che serve? Per mantenerci in vita e soprattutto per star bene, per non ammalarci, è vero o no? Per godere ancora di quello che è la salute. E la parola di Dio ci dà la salute dello spirito, ci dà quella vita che ci porta a vivere la nostra vita e la vita per gli anni che il Signore ci ha e ci donerà. Amen. Ecco perché allora i passaggi biblici li vediamo che una volta uno, una volta un altro, però è parola di Dio. A volte a molti piacerebbe che invece di parlare e leggere in quello che è il nostro italiano, potremmo leggere in aramaico, in greco, ma questo fa parte di certi intenditori. Lo dico senza offesa, per carità, Cosa voglio intendere per intenditori? I cultori della... Beh, chi sa impararlo? Io non sono mai riuscito a imparare né il greco, né l'ebraico, veramente non ci ho fatto mai, non ci ho messo mai nessuna volontà. Qualche volta ci avevo provato all'inizio, quando trovai un professore che veniva da noi e insegnava, ma poi mi accorsi che non era per me. Ma anche le lingue straniere, grazie a Dio mi arrangicchio in inglese. Mi fa sole Michele, è diventato un esperto in portoghese, gloria a Dio. Io sono rimasto sempre spalordito, non lo sai. E il pastore poi Daniele, conosce lui, già svizzero, conosceva già un pochino tedesco e altre lingue, ma anche un po' di portoghese, appena appena, però lo sta studiando. La cosa di pastore Michele invece per me è una cosa formidabile. Io so che lui parla. Mi ha tradotto, mi traduce e lo fa meglio di quelli che sono certi professionisti. Allora qui c'è la mano di Dio. Grazie Signore. E quando le cose vanno oltre, è quello che è la capacità umana, soprattutto quello che è lo studio, noi sappiamo che c'è volontà di Dio. Alleluia. Perché? Perché lui la usa e usa il suo portoghese per scopi ben precisi. Gloria al Signore. Noi vogliamo usare il nostro italiano nello spirito del Signore per poter proclamare agli altri che Gesù è il Signore. Amen. Egli è il re dei re. Amen. Alleluia, ditelo anche in napoletano se vi trovate, e poi se sapete parlare genovese fatelo in genovese, se non vi riesce in milanese fatelo come volete, ma che il Signore comprende tutte le lingue e un giorno parleremo una sola lingua. Amen, lo crediamo? Allora consentitemi che stasera sto prendendo troppo tempo, ma credo che a volte certe espressioni possano tornare utile almeno a qualcuno. Lo voglio dire con grande umiltà, non voglio affermare niente di categorico, gloria al Signore. Allora vedete che bello, le parole che troviamo appunto in questo capitolo 4 e i primi versi nell'Epistola agli Efesini. Io dunque il prigioniero per il Signore... Io esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni agli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito Santo, e lo Spirito con la S maiuscola, nel vincolo della pace. Che bello, no? Questa è la vita comunitaria, la vita sociale, ma la vita comunitaria nello spirito. Quello di sapere che siamo difettosi, che siamo diversi, ma che ci dobbiamo amare, dobbiamo confortare, dobbiamo fare quelle cose che il Signore ci comanda. Perché non è che viviamo, a volte si pensa che coloro che sono cristiani vivono una vita tutta particolare, tutta fatta di preghiere dalla mattina alla notte, di poter tutto visioni, situazioni particolari. Noi dobbiamo vivere una vita normale, semplice, ma nella vita normale e semplice dobbiamo essere fedeli alla parola che Dio ci ha dato, ci ha inculcato, e attraverso questa parola prendiamo gli insegnamenti, e attraverso gli insegnamenti noi ci amiamo più l'uno l'altro, ci sopportiamo. Avete visto la parola? Ci sopportiamo. Gli americani dicono supporto, ma supporto sta a significare un po' diverso, no? Aiutare. Ma in italiano è sopportarci nel senso vero della parola. C'è questa sorella, sto fratello. Allora in quel momento però ci capiamo che siamo fratelli e sorelle.
Vabbè, non fa niente. Hai detto questo, non fa niente. Dio ti benedica. E finisce ogni cosa. E dobbiamo conservare nello spirito e quello che è l'unico spirito. Noi abbiamo un unico spirito. Cioè, un unico spirito interviene nel nostro spirito. Voglio essere preciso. Che è lo Spirito Santo. Vogliamo dirlo insieme? Spirito Santo. Che è il vicario di Gesù Cristo. Amen. Per conservarci nel vincolo della pace. Pace. La parolina, piccola piccola, pace. Sapete che ultimamente sono rimasto particolarmente dispiaciuto. In certe chiese è diventato offensivo dire pace. Ci siamo sempre salutati con la pace. Fatemelo dire. Ho dovuto sopportare ultimamente le mie orecchie che qualcuno ha messo una tassa addirittura nella sua chiesa per chi dice pace invece di buongiorno, buonasera, buonanotte. Ma quale buongiorno, buonasera, buonanotte se non abbiamo pace nel cuore, se il principe della pace che è Gesù Cristo non dimora nei nostri cuori? Ma quale buongiorno, quale buonanotte, buonanotte al secchio, buonanotte. Perdonatemi, perdonate. A volte certe cose mi smuovono dentro. Ma dico, perché bisogna cambiare le cose buone? Quelle poche cose buone che ancora, grazie a Dio, sono conservate, si fa tutto per dimenticarle le cose buone. Ho dovuto già rimediare con quei fratelli che mi dicono, te benedico, ti benedico. E perché è brutto dire ti benedico? No, è bello dire. Ma benedizione, che uno di voi mi benedice, mi fa piacere. Grazie sorella mia, fratello mio, grazie della benedizione che mi dai, ma che mi puoi dare oltre a quello? La vera benedizione chi ce la dà? Dio. È Dio. Allora, com'è più bello? Ma perché è complicato? Dio ti benedica. Dio vi benedica tutti. Dio benedica quelli che ci ascoltano. Alleluia. Perdonatemi, sarò vecchio, mi sto facendo vecchio. Mi sto facendo vecchio, sono diventato vecchio. No, a volte mi viene da ridere perché trovo dei miei coetanei e faccio sto vecchierello qua. Dico, vedo, mi sta sto vecchietto da questa, che non è la mia età. Sembra che non ci riconosciamo in queste cose, ma grazie al Signore. E perché dentro io credo che come cristiani ci sentiamo giovani. Voi lo potrete dire quando avanzerete negli anni, io lo posso fare già, ma con me soltanto un gruppo di persone possono dirlo. Molti di voi siete ancora in un'età che la vecchiaia non la conoscete ancora. Ma io spero che voi la conosciate e che io stesso la conosco, perché nel giorno che non la conosciamo moriamo. Ma, vedete, ma è bello andare col Signore, ma facciamo bene attenzione. È bello quando il Signore ci chiama ad andare con Lui. Siamo onesti. Io non ho mai creduto che qualcuno possa dire, oh, voglio morire, voglio morire, voglio... No. Ricordo di una situazione di alcuni anni fa, di un fratello che stimavo molto, il quale in una riunione, era una conferenza, e mentre si parlava proprio di quello che è il tempo che il Signore ci dona, no? E dice che tutti dicono, vogliamo andarcene col Signore, vogliamo dire, voglio vedere poi se è vero, se è così. Mi disturbò molto quella parola. Mi disturbo tanto. Perché? Perché era un modo come disprezzare in qualche maniera quello che poi è il dono che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato una vita, è vero, no? Però abbiamo sempre saputo e sappiamo che questa vita un giorno terminerà. Però come cristiani ne conosciamo una realtà profonda, meravigliosa. Noi conosciamo che cosa? La vita? Come, come? La vita? Cara sorella Lucia, io ve lo faccio ripetere sempre, vita eterna, solo Gesù ce l'ha dato. Gloria al Signore, amen. Sforziamoci, andiamo avanti e soprattutto vogliamo essere rispettosi di questa parola, vogliamo applicarla alla nostra vita e essere veramente degni di quello che il Signore ci ha donato. Anche se vedete, Paolo parlava come prigioniero,
Perché prigioniero? Perché non era più libero nelle... lui si trovava ormai in quella realtà romana dove doveva poi, secondo quella che è stata poi, diciamo pure, che viene dichiarata, ma non lo troviamo scritto, ha dato la sua vita da martire e ha lasciato la sua vita in una certa maniera. Ma noi sappiamo che noi conosceremo una vita che rimarrà per sempre. Ma chi conosce questa vita? Tutti coloro che conoscono la parola di Dio. E quando l'avremo questa vita? Quando questa vita attuale passerà dall'altra parte. Molti dicono, va bene, ci addormenteremo, staremo fermi per tanto tempo, non faremo niente, ma sono tante dottrine che non trovano una realtà nella dottrina nostra cristiana. Noi sappiamo che è il nostro corpo che dovrà essere mutato, trasformato, ma quello che c'è dentro di noi, Gesù ci ha detto che il regno di Dio è già dentro di noi. Sì, il regno di Dio è dentro ciascuno di noi. Gloria al Signore. E volete che se c'è il regno di Dio dentro di noi, non c'è la vita dentro di noi? Gloria al Signore. Che bello. Vi è un unico corpo, un unico spirito con la S maiuscola, come pure siete stati chiamati all'unica speranza della vostra vocazione. Io mi chiedo questa sera, vi faccio questa domanda. Avete nel cuore questa vocazione? L'avete veramente? Vocazione è una chiamata, no? È qualcosa che avvertiamo. Se siamo qui, in questo locale, questa sera, perché ci siamo? Perché crediamo in questa chiamata, sì o no? E in questa chiamata sappiamo che non ci chiamiamo cristiani tanto per chiamarci cristiani, perché sappiamo e soprattutto abbiamo la consapevolezza che siamo cristiani, cioè siamo seguaci di Cristo, quindi figliuoli di Dio. Amen. Gloria al Signore. E c'è un preambolo molto bello, molto veloce, vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti noi, che al di là di tutti voi è fra tutti e in voi tutti, mamma mia, tre volte tutti, che bella completezza, gloria al Signore. Ma ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Dio, o di Cristo meglio ancora, per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Poi parla di quelli che è salito e disceso. Di chi parla questa parola? Di Cristo, amen. Ricorderete nella parabola, o meglio nel racconto del ricco Epulone e Lazzaro, vero? Ricorderete che Gesù è venuto a parlare a chi? Ai prigionieri, a quelli che erano nello Sheol, quelli che non potevano ancora entrare in paradiso. Perché se Gesù non fosse arrivato in paradiso non potevano arrivare. Allora c'era l'Hades, quel luogo unico dove praticamente poi è stato diviso dallo Sheol, che rappresenta la profondità, quella profondità di quella che poi ha la conseguenza di una morte chiamata la morte seconda. Parola di Dio questa, vero? Dottrina, gloria al Signore. E noi sappiamo che il Signore ha operato in tutto. Però, qual è stata e qual è l'opera che ancora Cristo ha inteso fare in maniera sublime? La prima cosa, Lui ci ha aperto la porta della grazia, vero? Siamo salvate? Siamo salvate? Anche se questa salvezza la vedremo di fatto alla conclusione del nostro iter è su questa terra, ma sappiamo che siamo salvati, non più timore, per questa strada si giunge al cielo. Amen. Ma Cristo ha fatto un'opera gloriosa. Cristo ha dovuto trasportare di fatto e trasferire quelli che erano nello cielo, cominciando da Abramo. Dico Abramo perché è il padre delle moltitudini e viene citato, e lui viene praticamente con quelli che non potevano ancora entrare in paradiso, che se Gesù non dava la sua vita, il suo sangue, non c'era salvezza, non si poteva. Gesù è il secondo Adamo, è stato il secondo Adamo, alleluia! Per il primo è venuto la distruzione del mondo, per il secondo... Alleluia, che bello che me lo state dicendo, e vedo che non è una parola che recitiamo in maniera maccheronica, ma è una parola in cui crediamo.
crediamo. Alleluia. E in tutto questo sappiamo che il Signore ha avuto un altro scopo principale. Il Signore ha fatto la sua chiesa, la sua assemblea, questo popolo unito, questa unità meravigliosa, ministeriale e spirituale. E da questa unità spirituale egli ha fatto in modo che potesse avere dei ministri che per un'unità ancora ministeriale. E allora troviamo i versi in cui egli ha stabilito, e ha stabilito dei ministeri, ministeri che appunto molti uomini vogliono annullare, non ci sono più, sono finiti. E sappiamo ce ne sono 5 fondamentali cui abbiamo e troviamo scritti, e poi ce ne sono altri, vero? E vogliamo ricordare solo questi, e ne ha costituiti primeramente apostoli, e poi profeti, poi evangelisti, poi pastori e dottori per il perfezionamento dell'opera. Amen. Certamente non bisogna guardare uomini come noi, grazie al Signore facciamo parte di questi ministeri, uomini come noi che a un certo punto per la nostra capacità, per la nostra bravura, è il Signore che ha stabilito, è Gesù il Signore. I ministeri li dà Gesù Cristo. Ho detto li dà, non ho detto li ha dati, perché li ha dati, ma continua a darli. E li darà fino alla fine. Perché Cristo, nella sua persona umana, aveva tutti i ministeri dentro di Lui. Alleluia! Amen! E questo ci deve far capire, l'importanza non è nell'uomo, l'importanza è nel ministero, e il ministero è l'unzione, e l'unzione viene a dare differenza, e nell'unzione c'è l'adunamento dei santi, c'è una santa organizzazione di quello che è il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa di Gesù Cristo. Amen. Siamo pronti, fratelli cari, a capire meglio queste cose. Non facciamoci confondere da nessuno. Rimaniamo fedeli alla parola di Dio. Amen. È una parola che non voglio prolungare, perché si dovrebbero dire tante, tante cose. Ma mica è finita qua. Noi ci incontriamo nel Signore. Antiservitori, oggi abbiamo anche nella nostra realtà Nuova Pentecoste, abbiamo tanti pastori, abbiamo tanti servitori, dobbiamo vedere anche tanti evangelisti, no? Dovremmo vedere, abbiamo anche ancora qualche dottore, più di un dottore della parola, poi dobbiamo vedere anche, parliamo solo del nostro piccolo, poi dobbiamo vedere ancora, che dobbiamo vedere? I profeti. Quale profeta? Non i medium sono dal diavolo. Alleluia! I profeti, gli uomini che Dio ispira, e che non dobbiamo pensare che il ministero profetico sia soltanto poter dire quelle che certe cose. Lo possiamo spiegare in altre occasioni. E dopo i profeti? E dopo i profeti cosa ci aspettiamo? Qual è il ministero che ci aspettiamo? Non in discesa, in salita. L'apostolo è l'inviato. C'è da fare tutto uno studio su questo, ma io vorrei che tutto il popolo fosse erudito su questo, che possiamo comprendere. Più comprendiamo, e più la parola di Dio il Signore ce la fa comprendere, perché la parola è stata ispirata e la parola viene rivelata. Amen. Amen. Noi vogliamo fare tutti la volontà di Dio, amen. Amen. Con grande umiltà vogliamo essere sottomessi a Dio. E nella sottomissione a Dio vogliamo rispettare anche tutti i ministeri che il Signore Gesù continua a dare, che ha dato e continua a dare. Amen. Amen. E allora, fratelli miei, esercitiamoci in questa realtà che ci porta all'unità della fede. Quante volte vi ho citato questi due vocaboli? Uniti e insieme. Lo vogliamo dire insieme? Vogliamo ripeterlo? Uniti e insieme. Questa è un'unità vera, perché non soltanto uniti nel senso teorico, ma dobbiamo cercare di sforzarci di essere insieme, insieme nello spirito, insieme nella comunione, insieme nelle battaglie spirituali, insieme nella vittoria, insieme nelle corone. Insieme. Che Dio ci benedica. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo.
e vogliamo rivolgere al Signore alcune parole, soprattutto per coloro che non sono presenti fisicamente qui. Chiniamo il capo, diamo gloria a Dio. Voglio sentirvi adorare il Signore. Gloria a Dio con tutto il cuore. Alleluia, chiniamo il nostro capo. Padre, veniamo a te nel nome per i meriti di Gesù Cristo il Signore. Ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo, Signore, di darci approfondimento, conoscenza, che la rivelazione di questa parola continui per la potenza del tuo Santo Divino Spirito. Signore, benedici quanti in questo momento desiderano fare appieno la tua volontà, vivere una vita spirituale cristiana tagliando rettamente la parola, la tua parola. Padre, ti preghiamo in questo istante una particolare unzione e benedizione su tutti i tuoi servi, ma anche su tutto il tuo popolo, Signore. Grazie per ogni cosa. Veniamo a te, Padre, non solo per ringraziamento, ma per la gioia della tua presenza. Questa tua presenza che è così attiva, visibile, dentro ciascuno di noi. Fa che questo possa essere ancora per tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle e per quanti altri ne chiamerai. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Tutto sei per
Fa che io venga il tuo fiume, Signore. Fa che io beva il tuo fiume, Signore. Fa che io viva il tuo fiume, Signore. Fa che io venga. Fa che io beva, fa che io viva. Fa che io venga tuo fiume, Signore. Fa che io beva tuo fiume, Signore. Signor, fa che io venga
fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Se sei stanco di cercare invano, se sei stanco di vagar così, smetti di sognare, esci dall'ombra, lascia tutto ai piedi di Gesù. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, i tuoi sogni infranti di tuo cuore deluso, oh, oh. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo e trasformerai in gioia il tuo dolore. E non ha promesso sempre sole, nella tempesta non apre, ma nei nostri cuori ha messo tanto, e vittoria sempre ci darà. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, i tuoi sogni tratti di tuo cuore deluso, oh, oh, oh. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo e trasformerai in gioia il tuo dolore. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo, sogni franchi di tuo cuore deluso, oh, oh. Dona tutto a Gesù, dona tutto a Cristo e trasformerai in gioia il tuo dolore. Per la fede una volta insegnata ai seguaci del Santo Evangelo, per la forza che in Cristo ci è data, voi combattere ed essere fedele. Voglio andar di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere la corona di forza e fede. Ed io voglio vestita armatura per combattere e vinto restar, e la lotta per quanto sia dura potrò sempre il nemico terrà. Voglio andar di valore in valore fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona di forza e fede. In Gesù sono fatto guerriero per soffrire e combattere ogni e per essere valente ed intero nelle guerre del nostro Signore.
voglio andare vivo ora in vano, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona di vostra fede. Voglio andare vivo ora in vano, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona di vostra fede. Ed un giorno anch'io potrò dire, ho lottato e se manca la fede, con la fine nel corso il soffrire è cessato. Voglio andare vivo ora in vano, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona di vostra fede. Voglio andare vivo ora in vano. Voglio andare vivo ora in vano, fino al fine seguire.